Ecco, cari amici, siete pronti a mettervi alla scuola di Dio anche oggi? Perché la parola di Dio è la nostra scuola, nostro malgrado, quando accendiamo la televisione o la radio, anche per sentire solo le notizie del giornale radio, ti tocca ascoltare di tutto. Dalla pubblicità che non finisce più, e devi berla, a quello che dicono i cosiddette le persone importanti. Ma noi abbiamo un'altra scuola, ed è la scuola di Gesù. Ci mettiamo alla scuola di Gesù, amici. Oggi ci viene proposto quel brano di Marco, capitolo 12, versetto 13, famosissimo: dobbiamo pagare il tributo a Cesare, ai Romani, oppure no? È una trappola, perché se Gesù avesse detto, è chiaro, dobbiamo pagare il tributo ai nostri occupanti, l'avrebbero lapidato come nemico del popolo. Se avesse detto no, no, non dobbiamo riconoscere questa autorità, noi abbiamo un'altra autorità, l'avrebbero denunciato all'autorità pubblica. E Gesù risponde con quella risposta famosissima che non finisce ancora oggi, dopo 2000 anni, di essere ispirazione per un comportamento di buoni cristiani e di onesti cittadini. Questa era la frase che Don Bosco voleva fosse vissuta dai suoi ragazzi dell'oratorio di Valdocco: onesti cristiani e buoni cittadini. Io però non mi soffermerò su questo perché è anche abbastanza conosciuto il suo commento. Io vorrei sottolineare invece come Gesù, messo di fronte a questo tranello, se la cava magnificamente perché lui è la sapienza di Dio, la sapienza increata. Ora, voi sapete che io cerco sempre, se riesco, di capire un po' il comportamento di Gesù per poi applicarlo alla nostra vita. Altrimenti il Vangelo resta qualche cosa di archeologico, come uno che va a scavare le ville di Pompei, le ammira, però poi non ci abita, ci abitano solo i gatti. Noi dobbiamo scavare il Vangelo per farlo nostro. E dovremmo allora, di fronte alle domande difficili che tutti noi riceviamo, non ditemi che non vi siete mai trovati di fronte a gente che voleva mettervi in difficoltà. Sul luogo di lavoro è normale. Tu che vai in chiesa, tu che sei di qui, che sei di là, quando ci si trova magari in gruppo anche coi parenti, anche loro, o magari al bar, con gli amici, in gruppo, siamo sempre sotto attacco. Per non parlare di casa nostra, dove tuo figlio o tua figlia, per difendersi, ti attacca. E ti dice, ma gli altri fanno così, ma perché devo fare cos'ha, ma non faccio niente di male. Tutte le obiezioni che sentite in casa vostra. E noi dobbiamo rispondere. Anzitutto prendendo l'esempio di Gesù, il quale non si arrabbia, il quale non li mortifica, dice, brava gente, siete qui a mettermi sotto accusa? No, risponde con sapienza. E
E noi dovremmo, quando siamo attaccati in questo modo, ricordare la parola del Vangelo di domenica scorsa, mi pare, o di due domeniche fa. Quando sarete sotto accusa, non preoccupatevi di che cosa dovrete dire. Lo Spirito Santo vi ispirerà in quel momento la vostra linea di difesa. E allora anche noi, quando siamo attaccati in questo modo, dovremmo essere abituati a rientrare nel nostro intimo e a pregare lo Spirito Santo e dire: Spirito, tu che ci doni come primo dono la sapienza, insegnaci la linea di difesa, insegnaci come comportarci. Però, amici, noi non abbiamo la sapienza infusa come Gesù, abbiamo la sapienza invocata, pregata, e quindi dovremmo diventare devoti dello Spirito Santo. Facciamo un velocissimo esame di coscienza se noi lo siamo. Magari siamo devoti a Gesù, forse, il più delle volte alla Madonna, magari a Padre Pio, o magari al tuo libro di devozioni pieno di novene che tu hai, fai bene. Ma ti rivolgi alla fonte della sapienza che è lo Spirito Santo. Amici, dobbiamo scoprire o riscoprire lo Spirito Santo e chiedergli: insegnaci, insegnaci come rispondere. Ma non basta. Nei doni dello Spirito Santo c'è un altro dono, il dono della scienza, che ci dice: caro cristiano, non basta pregare, devi studiare la tua fede. Vi immaginate un medico che non si tiene aggiornato? Un insegnante che non si prepara alla lezione? Vi immaginate i tecnici dei vari settori che non stanno aggiornati? Vi immaginate un cristiano che non studia? Io me lo immagino, ne vedo tanti. Per esempio, avete tutti a casa il Catechismo della Chiesa Cattolica, quel bel librone giallo così, che ha 20-30 anni, che forse a suo tempo avete comperato, se no siete sempre in tempo. Qualcuno l'ha appena comperato. Che cosa guardi in giro? Io guardavo una persona e tu fai la curiosa. Magari anche voi ce l'avete a casa. Nell'ultimo ripiano della vostra libreria, io ho provato in qualche casa a vederlo e dire: ma guarda, ce l'hai anche te il Catechismo? Sì, lo vuol vedere? No, guarda, io lo conosco già. E poi tu non tirarlo giù perché sopra ci sarà un dito di polvere. Non offenderti. Amici, e la Bibbia? E la Bibbia? Non basta possedere questi libri se non si studiano. Tanto più oggi che anche nella vostra comunità c'è chi vi aiuta a studiarli. Per esempio, io ogni 15 giorni chiamo, c'è un bel gruppo di persone anche tra di voi, che viene in oratorio e io gli spiego tutte le letture della messa, anche quelle che oggi ho dovuto saltare, perché se no la predica non finisce più. Donna, io la sera non esco. Fai bene, vai su YouTube dove io posto queste lezioni e le puoi ascoltare.
E anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, quindicinalmente alternato a questo della Bibbia, io ho fatto l'abbonamento a Zoom per poter starci a lungo tutto il tempo che voglio, e c'è un bel gruppo, una quarantina, una cinquantina di persone che si collega con me e io spiego a pezzi il Catechismo della Chiesa Cattolica. Ho terminato, amici. Se noi non siamo come Gesù, pieni di sapienza e di scienza, perché siamo povere creature, dobbiamo pregare lo Spirito Santo e dobbiamo studiare il Catechismo, che è la Chiesa che prende la parola di Dio e la attualizza per le situazioni del giorno d'oggi. Questo è il Catechismo. Comprendete bene che non è solo cosa da bambini, ma che è cosa di ogni persona adulta che vuole essere vero discepolo di Gesù e vero figlio della Chiesa.